Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Benvenuti in uno di quei tag che, come sapete, mi piace sempre replicare ogni anno perché hanno proprio a che fare con il momento dell'anno in cui siamo. Ed è il End of the Year Book Tag, quindi il book tag di fine anno. Non so mai bene dove piazzarlo, in linea di massima lo piazzo a fine novembre, eh, insomma, comunque nella seconda metà di novembre perché mi sembra appropriato. Per non essere fatto proprio uh, last minute, visto che c'è una domanda che si riferisce ai libri da leggere prima della fine dell'anno, ma non metterlo neanche troppo presto, perché altrimenti non avrebbe senso uh, che sia il tag di fine anno. Comunque, Uh, io credo esistano varie versioni di questo tag, io mi attengo sempre a quella che ho sempre fatto. Non so se nel frattempo um, ne siano nate altre versioni, con più o meno domande. Uh, ho visto che nel mio feed di YouTube iniziano ad arrivare i primi end of the year book tag. Devo dire che non ne ho ancora guardato nessuno perché sono un po' indietro con i video che avevo salvato da guardare e quindi li recupererò e comunque io. Mi attengo, diciamo, alle domande che ho sempre usato. Cominciamo subito. Nella mia versione ci sono solo sei domande quindi giusto uh, per fare una chiacchierata insieme e fare un po' il punto delle uh, letture dell'anno la prima domanda è ci sono libri che hai iniziato quest'anno e che vuoi finire? Io questa la interpreto sempre non come il libro che ho in lettura al momento ma se ci siano libri che ho iniziato e ho mollato per strada e ce ne sono due, devo dire che è un po' un tasto dolente perché sono quei classici libri che ho iniziato e che per qualche motivo um, non ho continuato a leggere, non tanto perché non mi piacessero, ma perché sentivo che forse in un caso non era il suo momento, nell'altro caso non so bene cosa sia andato storto, comunque Um, il primo è Il circolo degli ex di Massimo Vitali, ve ne ho già parlato credo nel tag di metà anno forse o di fine estate, um, è un libro che avevo iniziato a leggere nel periodo di febbraio ma mh, sentivo che non era il suo momento, però non ho avuto occasione, desiderio, uh, voglia di riprenderlo in mano. Però devo dire che mi dispiace perché è sempre lì in un angolo della mia mente, quindi non prometto di riprenderlo in mano entro fine anno perché dicembre come al solito è sempre già affollato di altre letture, però magari potrei riprovarci ad inizio anno prossimo, non necessariamente eh, a febbraio, io l'avevo piazzato perché mi sembrava carina l'idea del, della lettura, diciamo tra virgolette, a tema amoroso a San Valentino. Cercherò di togliere quel contesto lì e, um, insomma recuperarlo e leggerlo per intero. L'altro libro tasto ancora più dolente perché era una lettura che stavo proprio fremendo eh, per fare e a volte ritornano di Stephen King. Avevo iniziato a leggerlo a fine estate, poi avevo detto che comunque mi piaceva l'idea anche di portarmelo nell'autunno, è rimasto sul mio comodino o su quella specie di comodino che ho io che è in realtà la testiera del letto e ehm, non l'ho più preso in mano. Devo aver letto forse 4-5 racconti. Complice il fatto che il fonte è veramente molto piccolo e che i racconti che ho letto fino ad ora erano belli intensi come tematiche, è finito un po' nel dimenticatoio. E questa cosa mi dispiace un sacco perché ci tenevo tanto a leggerlo e non ho capito bene cosa sia andato storto. Comunque non demordo ed essendo una raccolta di racconti, non c'è neanche il problema di ricominciare da capo, come invece vorrei fare per il circolo degli ex. Quindi. Quando mh, sentirò di nuovo il suo richiamo lo riprenderò in mano, o magari in questi giorni come esperimento riprenderò in mano un racconto. Avevo iniziato eh, dicendo che volevo distanziare un pochino la lettura dei racconti nel tempo perché erano molto molto diversi tra loro, e quindi l'idea di magari chiudere un racconto ambientato nell'Ottocento e poi subito dopo iniziarne uno ambientato negli anni Ottanta, ehm, non mi convinceva del tutto, quindi ho iniziato un po' a diradare la lettura leggendo un racconto, poi aspettando un paio di giorni, e poi questo diradare i racconti tra loro in realtà è diventato lasciare lì il libro, quindi... Mm, mi dispiace, non mi rassegno al fatto di non leggerlo quest'anno, proverò magari appunto a ehm, riprenderlo in mano e vedere che effetto mi fa. La domanda numero due dice, hai un libro particolare che consideri autunnale che ti accompagni nella transizione verso fine anno? Io citerei il libro che ho in lettura al momento perché non so come mai eh, dal momento in cui ci ho posato lo sguardo l'ho percepito come un libro autunnale. Non credo ci sia nessun motivo per cui questa cosa succede, credo sia una pura suggestione. Comunque si tratta delle spietate di Claudia Cravens che appunto ho in lettura al momento e... Mm, non so dire se questa sensazione di lettura che considero autunnale sarà poi effettivamente confermata nel corso di tutta la lettura, però me lo sono immaginato come una lettura autunnale fin da quando ci ho messo gli occhi. Non so se dipenda dai colori, dall'immagine. Non lo so, dalla suggestione che mi comunicava, ehm, l'ho sempre immaginato come una lettura da fare in questo periodo, nella transizione proprio verso eh, l'ultima parte dell'anno. È una lettura comunque che si lascia divorare abbastanza in fretta, quindi non credo durerà molto tra le mie mani, e ne parleremo poi appunto nel video delle letture di novembre. Poi, terza domanda, c'è una nuova uscita che stai aspettando? Allora, in realtà no, perché ho di nuovo perso completamente il contatto con i libri che stanno arrivando. Ci sono, come sapete, delle letture che ho aspettato eh, con molta ansia in questi mesi, quindi il seguito, anzi il prequel della Casa sul mare celeste da qualche parte al di là del mare. Che non mi sono ancora procurata, intermezzo di Sally Rooney, che mi è stato a sorpresa con un colpo di scena regalato da mio marito, che era andato in Italia per qualche giorno. E um, c'è però un'uscita, diciamo relativamente recente, forse degli ultimissimi mesi, che ho proprio desiderio di acquistare. Ed è uno dei nuovi passaggi di dogana di Giulio Perrone, editore di cui vi parlo sempre su questi schermi. Di nuovo a tema Bologna. Il primo che io avevo acquistato, che non ho ancora letto, era a Bologna con Luccio Dalla, invece, adesso è uscito a Bologna con Andrea Pazienza. E questo qui credo di volermelo, volermelo procurare entro fine anno perché, insomma, a me quella collana già piace tantissimo di per sé. E insomma, come sapete, sono affezionata un po' a questo concetto di guide letterarie o comunque guide legate a dei personaggi, appunto, ehm, che hanno avuto importanza per un certo luogo. E quindi non è una prossima uscita, però è effettivamente uno di quei titoli che adesso un po' di mh, desiderio dire, di procurarmelo ce l'ho, anche se, appunto, in ogni caso, leggerò prima a Bologna con Lucio Dalla, che mi sembra. Eh, insomma, quello che merita di essere letto per primo visto che sta aspettando da un po'. Poi, eh, la quarta domanda è sempre quella che mi metto un po' in crisi perché non voglio che si sovrapponga troppo poi alla TBR di dicembre. Ed è: quali sono tre libri che vuoi leggere entro fine anno? Allora ho pensato, vi cito un libro che non si può non citare su questi schermi a dicembre, o comunque, insomma, verso fine anno, e poi vi cito due titoli che non sono. Nella mia TBR di dicembre, ma che sarebbe uno splendido regalo a me stessa riuscire a leggere nonostante tutto. Allora, io non credo sia realistico perché i miei piani di lettura per dicembre vedrete a breve che sono belli intensi, però ci sono due titoli che sono sempre in un angolo della mia testa e che. Se proprio durante le vacanze di Natale mi avanzasse del tempo, mi ritrovassi lì che ho del tempo in più per leggere, sarebbe veramente bello riuscire ad infilarli tra le mie letture. Allora, il titolo che non si può non nominare, secondo me avete capito tutti di cosa si tratta, ed è Kentaruf. Quest'anno tocca a vincoli che dovrei leggere a dicembre con Claudia Lise, legge Lise, viaggia. Anche lei aveva vincoli tra le sue prossime letture, e ehm, io sono abituata di solito a leggere. A leggere Kenta dicembre. L'anno scorso ho iniziato a dicembre, ma poi me lo sono portato nel nuovo anno. Quest'anno mi piacerebbe proprio. Um contestualizzarlo nel mese di dicembre e appunto sarà una lettura condivisa. Non ho mai letto Kentaruf in una lettura condivisa, quindi sono felicissima. Um, e appunto non si può non citare Kentaruf su questi schermi verso fine anno perché è sempre una delle mie letture eh, che voglio chiamare di conforto, non perché sia un comfort book, ma perché è quel luogo a cui mi piace tornare sempre in un determinato periodo dell'anno. Vincoli che come sottotitolo ha alle origini di Holt non fa parte della trilogia della pianura, ma è sempre ambientato in questa cittadina fittizia in Colorado che si chiama Holt, che è dove sono ambientati tutti i libri di Kentaruf. E io non vedo l'ora, è uno di, quei, eh, di quegli autori. A cui aspetto di ritornare tutto l'anno, come se dovessi rincontrare un vecchio amico. E eh, sono molto curiosa, in particolare di questo, perché sono curiosa di sapere se ci siano dei personaggi che abbiamo già incontrato nei libri precedenti. Io credo di sì. Considerando che si rifà, diciamo, allo stesso contesto, però non ne sono sicura, quindi, questo sarebbe assolutamente una lettura che non deve mancare nel mio dicembre. I due libri bonus, um, per motivi diversi, ce li ho sempre in mente. Il primo c'entra anche con Claudia in parte. È 84 Cherry Cross Road di Helen Hanf, io vi prego, questa copertina è adorabile. Questo libricino è veramente molto piccolo, io ve lo faccio vedere in confronto ad un neri per farvi capire di cosa stiamo parlando. Cioè, questa è la misura, e questa in questo caso è la differenza tra gli spessori. Eh, è un libricino minuscolo in forma epistolare, quindi poi dentro è così. Sono tutte lettere, ehm, che appunto eh, racconta lo scambio epistolare tra questa donna e un libraio. Mi sembra di libri di antiquariato, se non sbaglio, eh, appunto di questa libreria di 84 Charing Cross Road. Io eh, su consiglio di, di Claudia, ed è qui che ritorna eh, Claudia, eh, lo vorrei leggere nel periodo natalizio perché lei lo consiglia sempre come lettura eh, da periodo delle feste. Non ricordo se ci sia effettivamente un riferimento, se proprio lei lo riconduca come tipo di atmosfera a questo, a questo periodo, ma eh, se ne è parlato anche recentemente perché se lo è procurato anche Alice, eh, la mia amica che spesso cito in questa sede perché condividiamo spesso delle letture, e ci siamo proprio dette quasi quasi periodo natalizio. Tra l'altro questo qui sarebbe anche perfetto da portare via per Natale perché è minuscolo, quindi potrei magari portare l'ebook reader e questo qui. E eh, diciamo che non l'ho messo ufficialmente nella mia TBR di dicembre perché era già fin troppo affollata. Ma potrebbe essere un'ottima aggiunta per eh, appunto regalarmi una lettura inaspettata a fine anno, e poi l'ultimo ve l'ho citato già un sacco di volte, soprattutto ultimamente perché continua a chiamarmi: è Daphne di Tatiana de Rosnay, ovvero la biografia di Daphne du Murier. Io non credo riuscirò a leggere un nuovo libro di Daphne Maurier entro fine anno, sebbene fosse tra i miei desideri per, per l'anno, insomma, continuare a conoscere quest'autrice. E quindi l'idea magari invece di ritornare a lei però con una biografia mi piaceva tantissimo. Anche questo non è ufficialmente nei miei piani di lettura di dicembre. Se appunto non fosse fattibile leggerlo entro fine anno, mi piacerebbe comunque magari dargli una possibilità a, um, ad inizio anno prossimo. So che sto continuando a dire questa cosa di tutti i libri e nel frattempo ho anche detto che non voglio affollarmi troppo le letture del prossimo anno. Um, sto pensando che quello che mi piacerebbe fare è uh, per il prossimo anno fare una sorta di selezione di temi o di titoli che mi piacerebbe leggerle, ma senza chiamarla TBR, senza eh, formalizzare una lista, ma metterli in vista in un punto della libreria, in modo da poter pescare lì se ci sono delle suggestioni che in quel momento mi parlano, ma sentirmi anche libera ovviamente di prendere qualsiasi cosa dalla mia libreria. Quindi eh, questo qui lo mettiamo non ufficialmente, però tra le letture che mi piacerebbe fare entro fine anno. Poi, um, questa domanda non potrebbe avere una risposta più scontata. C'è un libro che pensi possa ancora sorprenderti sì. e diventare il tuo preferito? Cioè, non serve che ne parliamo, io rispondo ogni anno a questa domanda nello stesso modo e. Molto spesso diventa effettivamente il mio preferito dell'anno, il libro eh, che quell'anno leggo di eh, Kentaruf. Quindi eh, quest'anno ho anche benedizione perché l'ho finito a gennaio, quindi è finito nelle letture del 2024. Per me, eh, Kentaruf è l'unico autore che può eh, stravolgere completamente. I miei, uh, le mie idee rispetto alle letture già fatte quell'anno, uh, perché comunque è quello veramente a cui ritorno ogni volta come se fosse un porto sicuro, e so che è quello che può rivelarsi anche a fine anno il preferito, soprattutto rispetto ai piani di lettura che ho per dicembre, dove ci sono vari libri che non sono impegnativi e non sono cose, uh, insomma, super. Um, eh, corpose dal punto di vista proprio della, della letteratura, della letterarietà anzi, eh, non credo che ci siano altri titoli che si possono candidare a diventare i miei preferiti. Eh, rimane sempre solo Kentaroff, l'unico nome possibile e non so come farò quando li finirò, ma questa cosa la dico ciclicamente, non ci voglio pensare perché tanto fino al 2025 sono coperta. E poi, comunque, per il 2026 eh, c'è la rilettura delle nostre anime di notte, che avevo solo ascoltato in audiolibro, non avevo mai letto in cartaceo, e di cui ho acquistato quella bellissima edizione deluxe, che ha anche un'intervista e un racconto inedito. Quindi, dai, fino al 2026 sono coperta, poi non ci voglio pensare. Hai già cominciato a fare piani per il 2025? È la sesta e ultima domanda. Io ve li ho già un po' illustrati questi piani per il 2025, quindi non mi voglio ripetere troppo. Ci sarà occasione anche magari di parlarne un po' nel Mary Lulamas. Allora, eh, tra le cose che vi ho già citato c'è sicuramente ehm, la riscoperta dei miei ebook. Quindi eh, lavorare tra virgolette di più con il mio quaderno in cui segno tutti gli ebook e cercare di impegnarmi a leggerne almeno uno o due al mese, per cominciare un po' a scavare tra tutte le cose bellissime che ho in quel, in quel settore della mia eh, libreria, che però è virtuale. Poi appunto, come vi dicevo anche in questo video, levare di mezzo TBR troppo ambiziose, ehm, diradare gli impegni con i gruppi di lettura e semplicemente affidarmi di più al mio istinto, ehm, improvvisare di più quando si tratta di letture, scegliere i libri a sentimento, magari appunto la mia idea sarebbe darmi uno, massimo due titoli al mese che mi piacerebbe leggere. Oppure un libro e magari una tematica intorno alla quale so di avere un po' di titoli e attenermi a quelli e poi per il resto improvvisare. Secondo me questo mi darà anche un pochino più di ehm, incentivo magari a fare qualche reading vlog in più, perché così vi potrò aggiornare in tempo reale sulle letture di cui magari non vi ho parlato, perché spesso quando faccio i reading vlog poi vi rinomino gli stessi titoli che avevo messo nelle TBR. Quindi queste due sono due cose importantissime. Um, Un'altra cosa che mi riprometto di fare da tempo e credo quest'anno di essere comunque sicuramente riuscita in parte a farlo, è quella di um, far passare meno tempo tra quando i libri entrano nella mia libreria e quando li leggo proprio per approfittare di quell'entusiasmo del momento in cui un libro entra nella mia libreria per dedicarmi anche alla sua lettura. E comunque questo. In realtà dovrebbe un po' andare di pari passo con la minore programmazione delle letture in anticipo. Un'altra cosa che ci tengo molto a fare, credo di essere arrivata a quattro, è ehm, non imbarcarmi più in eh, troppe sfide per le quali decido i libri prima. Eh, per esempio, mi sono accorta dopo due o tre anni che partecipo a Leggiamo Locanda. Che mi riesce molto difficile rispettare a posteriori i titoli che mi ero data ad inizio, anzi a fine anno precedente. Quindi, una cosa che voglio fare è, per quanto riguarda Leggiamo Locanda, che comunque io voglio continuare a eh, portare avanti se Maddalena continuerà a proporla come sfida quella di riempire, tra virgolette, a posteriori le definizioni con delle letture già fatte, oppure utilizzare quelle definizioni come spunto per leggere qualcosa in quel momento, ma non qualcosa che ho già deciso a dicembre dell'anno prima, perché penso che a livello anche di creatività mi possa dare qualche stimolo in più, quello di non fare sempre riferimento ad una lista definita, ma a eh, inventarmi, tra virgolette, gli abbinamenti sul momento. Qualsiasi sia il metodo che seguirò, non farò più una lista di titoli già definita per quella sfida. Continuerò a farlo, credo, per la sfida dello scaffale strabordante e la sfida dell'hard impallato, se queste due sfide l'anno prossimo verranno riproposte, perché comunque, in quel caso, a me piace avere un gruppo di libri che non hanno requisiti particolari, cioè la sfida dello scaffale strabordante si basa sulla scelta di 30 titoli, punto. La sfida dell'hard disk impallato si, si basa sulla scelta di 24 titoli rigorosamente in ebook, seguendo determinati criteri solo per il numero di pagine. Quindi non c'è un motivo preciso per cui quel titolo corrisponda ad una determinata definizione e questo mi fa sentire più libera perché nella scelta dei titoli mi baso proprio sul sentimento. Per me la parola d'ordine del 2025 sarà ispirazione, voglio tornare veramente a leggere a sentimento, mh, non darmi troppe regole e mh, sentirmi proprio libera di scegliere i libri così sul momento, seguendo l'entusiasmo, seguendo la voglia di assecondare una determinata curiosità, per esempio, e quindi eh, alcune delle cose che vi ho elencato in, questo, in questa lista seguono un po' questo desiderio. Io credo che questi siano più o meno tutti i piani, tra virgolette, che per ora ho fatto per il 2025, ma sicuramente ci sarà modo di parlarne ancora nel corso del Mary Lulamas. Io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi. Come sempre, per quanto riguarda i book tag, sentitevi tutti taggati e taggate, anche se questo credo ormai sia uno di quei book tag che stiamo facendo tutti in questi giorni. O se avete voglia di rispondere a qualcuna delle domande nei commenti, assolutamente trovate tutte le domande nell'info box e potete sbizzarrirvi a rispondere con quello che riguarda le vostre letture, i vostri programmi di lettura, i vostri propositi. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, come sempre per il vostro tempo, il vostro affetto e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!